e siamo alla gara della categoria juniores che vede qui a Rignano lo svolgimento della prova conclusiva. Una prova conclusiva che, come di consueto, viene tracciata interamente all'interno dello stabilimento Beta Motor in modo da consentire ai piccoli di gareggiare in tutta sicurezza. 5 le sezioni di gara speciali da ripetersi per 3 passaggi, che quasi tutti i concorrenti hanno chiuso in meno di un'ora e mezza sulle 3 a disposizione. Erano 18 i piloti al via, suddivisi in varie categorie di merito e di età. Vediamo com'è andata partendo dalle categorie riservate ai principianti e ai più piccolini. E tra i principianti troviamo la genovese Emanuela Spadoni, il trial team Aveto, alla sua prima gara, inserita nella classe Open, dove ha chiuso con 36 penalità finali, mentre conclude a punteggio netto, ovvero 0 penalità, Edoardo Portigliatti, unico concorrente in gara nella categoria Juniores I. E sono tra i protagonisti della categoria Juniores E, con il comasco Christian Bassi, vero dominatore, con sole 3 penalità, rimediate unicamente alla terza zona del secondo giro, mentre ha superato senza problemi le restanti 14 sezioni, chiudendo con ampio margine sui suoi avversari. Seconda posizione quindi per il fiorentino Tommaso Laghi, vincitore del Masters di categoria, che ha totalizzato 22 penalità, divise con equilibrio nei 3 giri di gara, ottenendo così il secondo posto di giornata. E al terzo posto troviamo il genovese Salvo Scopelliti, che ha faticato molto di più sugli ostacoli secchi di Rignano, dove è riuscito a superare a 0 soltanto la prima zona di ogni giro. Al termine per Scopelliti ci sono 54 penalità, un punteggio pesante, evidentemente le zone erano molto difficili. Sui premi facciamo la foto con Angela e con le mister. Applauso per la premia. Ed erano 7 i concorrenti al via nella categoria C, dove abbiamo visto ben 4 piloti giunti tutti ad una sola penalità, per cui è stato necessario rilevare il tempo di gara per assegnare la vittoria. E così, terminando la gara in 61 minuti, il genovese Francesco Castagnola è salito sul gradino più alto del podio per la prima volta nel 2012. Sei minuti in più invece per il biellese Lorenzo Pianezzola, che ha posato l'unico piede della zona 2 del secondo giro, ottenendo quindi per la discriminante del tempo di gara la seconda posizione. E così al terzo posto scivola Cristiano Lelli, che invece posa l'unico piede nel corso del primo giro alla terza speciale, ma a fine giornata viene comunque proclamato con questo terzo posto campione Masters 2012. E nonostante l'unica penalità, è fuori dal podio invece Luca Leonelli, che ha chiuso la gara con un tempo piuttosto alto di 89 minuti. E sono 4 le penalità per il genovese Fabio Grattarola, che pur lasciando a terra qualche piede qua e là, riesce comunque a rimanere vicino ai migliori in una gara dove era impossibile recuperare gli errori fatti. E a seguire, molto più staccati nei punteggi, si sono classificati rispettivamente il genovese Tommaso Bottini, sesto con 49 penalità, e alle sbrancate il settimo con 67 penalità. A riprova che la gara sicuramente non era facile neanche per i concorrenti della Juniores C.
difficile riuscire ad arrivare solamente nel tempo. Saliamo di livello, passiamo ai ragazzi della Junior SB che si sono impegnati sul percorso giallo, quindi il secondo percorso in ordine di difficoltà. E in questa categoria replica il successo di Forno d'Ono il cremasco Marco Pedrinazzi, passato a metà stagione nelle file del team 3D. Un solo errore alla quinta sezione del secondo giro ha macchiato il cartellino del bravo pilota di Crema, che ottiene così la sua seconda vittoria stagionale. E in lotta per la vittoria fino all'avvio del terzo giro, il genovese Edoardo Parodi, del team BRT, rovina tutto con un errore alla seconda zona e 5 penalità alla quarta, scivolando così al secondo posto. Ma nonostante questa scivolata, termine di punteggio, Edoardo Parodi si è aggiudicato la classifica finale del Master Beta per quanto riguarda la categoria Junior SB. E al terzo posto di giornata si piazza Francesco Marchetti, che di penalità ne ha rimediate 16. E passiamo ora alla categoria Juniores A, che ha visto 4 piloti al via. E tra questi si è imposto il valtellinese Luca Corvi del team Trial DNA, che ha commesso un solo errore del primo giro, a cui poi ha fatto seguire due passaggi senza alcun errore. Questo gli ha permesso così di vincere la gara. E in seconda posizione troviamo uno dei partecipanti classici del trofeo Master Beta, Luca Piccinini, del team Promotor, che ha percorso i 3 giri di gara in soli 56 minuti. E al termine della sua prova lo ha visto con 2 sole penalità, che gli hanno consentito di ottenere la seconda posizione. Molto più staccato nei punteggi troviamo Nico Grazioli, che è già vincitore del trofeo con una gara di anticipo. Questo evidentemente lo ha fatto correre in relax e gli ha fatto commettere molti più errori dei suoi avversari. E al quarto posto troviamo un pilota che viene da lontano, si tratta di Emiliano Bisogno, pilota di Cava dei Tirreni, che ha chiuso la classifica con 23 penalità complessive. E c'è veramente aria di festa a questa chiusura, a questo Beta Day, a questa chiusura del Master Beta 22esima edizione. Ormai gli anni corrono, purtroppo i capelli hanno preso un colore che tutti quanti conosciamo, ma fa pandan con la maglietta, con la felpa di Sergio Parodi. Sergio, allora, un Master Beta 2012 che si chiude con 5 gare ancora sempre divertenti e già progetti per il 2013, addirittura abbiamo già visto anche un calendario. Sì, e come dicevi tu, non è solo comunque il colore dei capelli, ci sono tante altre cose che sono cambiate purtroppo, ma comunque arriviamo alla 23esima edizione, direi con sempre un discreto entusiasmo. La novità sicuramente, a parte le date che preciseremo poco più avanti, il 3 di marzo comunque sicuramente sarà l'inizio, poi il resto lo vedremo. E la novità, che poi non è una novità, ma noi torneremo volutamente, e già da anni cercavamo di farlo, adesso con l'avvento di Albino Teobaldi siamo riusciti a portarla a termine. Io sono dell'idea che chi partecipa a questo tipo di gare, comunque chi fa il trial, debba divertirsi. Un problema, un deterrente per questo può essere la penalizzazione sull'arretramento, il fatto che il giudice possa penalizzarti
non chiaramente volutamente, ma per qualsiasi momento di sbadataggine o comunque ha visto poco bene la penalità, chiaramente penalizzarti da 0 penalità a 5 relativo a quello che è l'arretramento. Noi liberalizzeremo l'arretramento, consentiremo l'arretramento coi piedi sulle pedane, quindi torniamo allo spostamento, e poi chi per caso non riuscirà a farlo perché è meno bravo, meno preparato, meno allenato e metterà il piede, non sarà penalizzato con un 5 ma avrà un piede, rimarrà sempre uno o due, quello che sarà, rimarrà sempre il minuto e mezzo che è determinante per evitare che la gente si fermi in zona troppo tempo. Quindi ancora una volta il Master Beta palestra per i nuovi regolamenti. Ma Sergio Parodi, con la sua organizzazione, il team promotor, a tutti noi appare sempre nelle vesti di trialista, ma il suo team è un team di punta anche nell'enduro, e c'è una novità che proprio oggi ha preso corpo. O perlomeno sì, ci potrebbe essere una novità, la stiamo cercando di portarla a termine, chiaramente il momento non è dei più facili. E abbiamo fatto tante cose negli anni come team promotor, il prossimo anno vorremmo partecipare al mondiale di enduro estremo, e proprio per questo motivo ci sono qui oggi due dei migliori piloti della specialità, oltretutto ex trialisti, quindi abbiamo un campione europeo che sono i fratelli Dan e Ben Hemingway, sono due piloti inglesi, due molto forti, e con loro cercheremo di concretizzare questa nuova avventura proprio nell'estremo enduro. Amici enduristi, avete capito, per fare bene l'enduro bisogna passare per il trial. Grazie Sergio e viva il Master Beta, viva la Beta. Grazie, grazie a voi e arrivederci al prossimo anno.